Bentornati sempre dal circuito di Varano, qui al mio fianco Andrea Tomio. Ciao ragazzi, buongiorno. 125 Andre e Moto4. Sarà una gara interessantissima, tantissimi piloti in asse di partenza con Campagna in pole position, Galloni secondo, si accendono i motori, si spengono, via, parte la gara. Naturalmente Andre, come sempre, cerchiamo un attimo di capire quale sarà l'incastro perfetto, giusto, corretto, esatto da parte di questi ragazzi. Ti ricordo, volante Campagna partita in pole position, Galloni secondo, Tribuzzi terzo, quarto Fusto, quinto Balboni, sesto Tatoli, che ha detto molti problemi. Intanto siamo con Campagna che non ha avuto un buono spunto, Andre, perché stava in seconda posizione e partiva in pole position con il tempo di 1:17.766. Qui Mattei che cerca subito di battagliare, siamo in settima posizione circa, sì, è settimo Mattei in questo momento. Sì. Andre, tempi molto alti, queste moto sono molto più leggere. Moto molto più leggere, molto meno potenti, quindi sono moto molto meno performanti, mentre Mattei prova subito a sorpassare in maniera abbastanza interessante il diretto pilota Jacopo Tatoli, che si trova in sesta posizione. Ricordiamo che nelle classiche interviste pre-gara Jacopo non si è detto molto soddisfatto, ha detto: abbiamo avuto problemi nostri con la nostra moto, non sono pienamente contento di ciò che è stato fatto. Mentre qua vediamo già veleggiare, penso che sia Galloni con il numero 7 davanti e Campagna alle spalle. Galloni che era partito in 1:17.984, poco meno di 2 decimi di distacco dalla pole. Adesso al primo raffronto iniziamo anche a fare un po' di considerazioni. Esatto, e appunto vediamo in prima posizione Galloni che sta anche imprimendo un buon ritmo con Campagna alle spalle, Balboni, Paolucci, Mattei, Tatoli. Eccolo qui Mattei che sta cercando di inserire Balboni, anzi Paolucci per la quarta posizione. Ecco, anche qua ti chiedo Andre, sì? Degrado gomme? No, qua no. Qua zero, no. Vero? Zero, zero. Cioè qua se partono delle gomme nuove, se partono, ma arrivano, sì, senza nessun tipo di problema. Sono moto davvero con pochissimi cavalli, si parla di una trentina di cavalli. Problemi di degrado gomme non esistono. Però è particolare, Andre, una cosa, come stia scappando via Galloni, quasi ad imprimere un ritmo completamente differente rispetto agli altri. Alle spalle Campagna sta veramente facendo fatica, nonostante fosse partito in pole position. Ti chiedo, è normale, è una cosa giusta o magari c'è qualche problema di grip, qualsiasi? Allora bisognerebbe, al secondo giro, se ci fosse un problema di grip vuol dire che c'è un problema, esatto, c'è un problema in partenza. No, io penso solamente una buona partenza. Qua il problema di queste categorie è che se tieni la scia, quindi che sei tutti vicini, riesci a tirarti l'uno con l'altro. Se prendi dei metri, succede. Eccolo, gran passo Mattei da parte di Mattei su Balboni, che va a prendersi di forza la terza posizione. Vediamo se riesce poi a completare il passaggio, anche perché c'è poi un dritto. Eccoli, viene rinfilato Mattei, ma questi se ne... altro grande controsorpasso da parte di Mattei, Andre. Bello qua in questo caso. Mattei si mette terzo con Balboni alle spalle. Dopo vedremo se Balboni sarà riuscito. Intanto mi sembra che stia creando una gara nella gara. La gara per il terzo posto, ma il primo e il secondo si sono cristallizzati e non mi sembra che riesca Campagna a andare a riprendere. Eh no, perché infatti, come dicevo prima, il problema di queste moto è che hanno più o meno potenze uguali. Parlo delle moto 4. E quindi andare poi a riprenderli quando hai così distacco di 100-200 metri è difficile, è molto qual difficile. Qual è la differenza tra una moto 4 e un SP? Allora, la differenza sostanziale è intanto che le moto 4 sono 4 tempi, mentre le 125 SP sono 2 tempi. Le 125 SP sono moto che correvo io un po' di anni fa. C'è sempre un momento a Marco. C'è sempre. E sono moto, diciamo, di un'altra epoca, però le continuano a far correre qua all'interno, perché più o meno, come dicevamo, a livello di cavalli si equivalgono molto. Cioè, la performance poi è molto simile. Viene ultimato il terzo giro, intanto Andre entriamo nel quarto. Galloni sempre davanti con Campagna alle spalle, Balboni, Mattei, Paolucci, Tribuzzi, bellissima questa inquadratura dall'alto, mentre andiamo con Tatoli che gode davanti del passaggio di Tribuzzi su Paolucci, se ci riesce, non ci riesce, buono, chiude bene Tribuzzi su Paolucci, mentre Balboni e Mattei intanto davanti stanno cercando con un po' di spettacolo di contendersi la posizione. Forse qui Mattei lo infila, sì, vediamo se riesce poi a chiudere in curva. C'è riuscito, c'è riuscito, hanno abbandonato riuscito. Le,
le nostre camere, ma dovrebbe esserci riuscito, mentre Galloni e Campagna fanno veramente un altro sport. Andiamo live con Campagna, che non riesce nemmeno ad avvicinarsi a Galloni. E qui effettivamente hai ragione tu, se non hai un traino, se non riesci a creartelo, diventa veramente un problema, a meno che la tua moto non è più veloce. Ma sono, ripeto, sono motori, sono troppo simili troppo queste moto tra di loro. Sì, mamma. Che confusione lì alle spalle, Andre. Qui la lotta per il terzo posto, clamorosamente, come se avesse fatto un tappo, ci fosse un tappo. Sì. Guarda, siamo andati, abbiamo visto prima di nuovo Campagna. Se le nostre, i nostri ragazzi della regia indugiano poi sulla lotta al terzo posto, ma è come se fosse, avesse creato un tappo Balboni, e quel tappo fosse, fossero state risucchiate tutte quante le moto. Eccoli qua, guarda in quanti sono, Andre. Ci sono praticamente tutti. Sì. Mattei, Tribuzzi, Balboni, Paolucci, Tato, dal terzo in poi, sì, dal terzo in poi sono tutti là. E intanto allora, sorpasso guarda, di Tribuzzi, quasi si toccano. Sì. E chissà che non abbiano delle conseguenze negative. Tribuzzi ha chiuso. Ah, Mattei Tribuzzi, che lo troviamo quarto, in realtà adesso è terzo. Sarà veramente da indugiare. Attenzione però, forse perché Campagna un pochino si sta avvicinando. Intanto di là confusione al massimo. Bagar totale. Allora c'è Tribuzzi sicuro col 121, col 13 Mattei, che è quarto in questo momento, mentre scanalano poi tutte quante le altre moto, stanno favorendo probabilmente anche il ritorno da parte degli altri da dietro, perché ripeto, quel tappo, certo, del quale agevola, stiamo parlando, agevola poi il ritorno anche di quelli dietro. Sì, questo Quaxamo Contatoli ad esempio, che è in questo momento 2, 3, 4, 5, 6, settimo. Mamma mia, che confusione, Andre. Sì, cioè, poi tra l'altro Balboni ha perso tantissimo, il sesto in questo momento, mentre Mattei alle spalle di Tribuzzi, che sta provando a sorpassarlo. Forse quello più continuo è Mattei, che è sempre rimasto in quarta posizione. A questo punto sì. Sto cercando di capire se Campagna si sta avvicinando, perché mi sembra di vedere che si sta un qualcosina avvicinando. E mi sembra di rivedere, come in altre gare, quella parte di pista dove si avvicina e quella parte di pista dove si allontana. Sì. Stessa cosa nel gruppetto, perché in realtà Tribuzzi, se è Tribuzzi, adesso voglio capire se sia lui, perché Tribuzzi l'ha visto molto più dietro, sì, si sta allungando, cioè il terzo sta allungando dal quarto. Mamma, che scodata da parte di Campagna, come mai? Sta cercando, vuole andare a prendere a tutti i costi il primo, ha dato il gas troppo presto a moto inclinata e gli si è messa di traverso. Mamma mia, ha rischiato tantissimo. Sì. non penso che abbia delle ripercussioni a livello di problematiche. No. Che poi possano, possono condizionare questo giro dove si può allontanare, Andre. Ha perso sicuramente. Qualche decimo lo ha perso, effettivamente. Sì. A occhio sì, anche se poi mi sembra che stia provando a ricucire quello strappo. Andiamo a rivedere la partenza dall'altro. Intanto è rimasto impiantato completamente. Pericolosissimo, un pilota. Guarda, quella è la cosa peggiore. È stato scavalcato da tutti, ma ha avuto qualche problema proprio di partenza? Sì. Cioè, frizione o qualcosa? Vediamo. Qua un po' più impiantato. Quella è una delle parti più pericolose, che se rimani fermo ti centrano. E sai chi è stato? Fusto, se non erro. Perché ha avuto proprio, rimasto lì impiantato, e rischi poi che se porca miseria, ti vede alle da spalle dietro ti possa scaraventare via. Quella per è la cosa fortuna più pericolosa che ci può essere, la partenza. Sono stati molto bravi, anche sì, sono stati bravi a scansarsi, sì. E lì un po' di bravura, eccolo lì, vedi, si vede proprio fermo. È rimasto fermo. Mamma mia, che rischio. Sì, o ha sbagliato marcia, magari è partito con la seconda, poi si è accorto, ha rimesso la prima, o che ne so, non c'è lo so. Tensione quando si parte, Andre, sì, la paura, sì, non la paura là, sì, è quella misto tra paura e tra voglia di voler strappare. Sì, però diciamo che è più tensione, un mix tensione tra, positiva, hai detto bene, tensione, paura, un po' tutte e due. Campagna qua si è fatto sverniciare, l'abbiamo visto, da Galloni, partito davanti, gli si è posto davanti. E abbiamo visto che Campagna sta faticando a ricucire quel gap, che proveremo a capire dopo le classiche inquadrature. Sappiamo che i ragazzi della regia ci forniscono quelli sono i replay, poi degli slow motion interessantissimi. Mi hai detto della performance, tu questa hai affrontato il mondiale? Ho fatto sia il campionato italiano che anche all'inizio avevo fatto anche l'europeo questi, con la 125. Cioè, questo è un trampolino per poi passare alle categorie più avanti. È una roba che fai proprio da ragazzino. Io l'ho fatto che avevo 14-15 anni. E
sono tanti ragazzini qua che gareggiano. Sì, 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 sì. Devono farsi le ossa, sono quelle classiche categorie dove ti vai a fare le ossa. Dove ti vai a fare le ossa, dove impari moto chiaramente con poca potenza, però per questi ragazzi qua le fanno sfruttare. Cioè, le sfruttano al massimo e quindi è quello che poi ti serve per avere tutti gli automatismi poi per guidare una moto per essere più performante da grande. Intanto vediamo qualche slow motion. In questo caso stiamo vedendo le diverse moto, abbiamo visto Puzzo, in questo caso il numero 52, abbiamo imparato a conoscerlo, Paolucci con alle spalle Tatoli, che ha avuto una partenza complicata come dicevamo anche prima, poi Balboni. In realtà è stato proprio Puzzo che ha avuto una partenza interessantissima. Adesso poi le immagini, guarda qui, quella lotta che imperversa tra Gallone era vicino, e Campagna, era molto vicino. Adesso capiamo anche se si è ricucito lo stato. Guarda come il telaio, come sbattuffola avanti e indietro. Buccimoto, vediamo anche. Sì, questa è una moto che produce proprio Bucci, è una moto costruita da lui. Stiamo scherzando. No, in perché qua sono Andre sono... si presta ed è un compagno di viaggio fantastico. Si presta anche ai miei scherzetti, alle mie gag. Anche perché ricordiamo sempre che Andre è un finto milanese. È un finto romagnolo. È un milanese d'adozione. D'adozione, sì. Wow, il sorpasso intanto Andre di Tatoli alle spalle, mentre imperversa sempre quella bagarre per il terzo posto. Vorrei vedere, adesso lo capiamo, mentre hanno completato il sesto giro, come stanno andando quei due davanti, Mattei con Tribuzzi davanti, e non si vedono, quello che non si vedono più sicuramente noi li abbiamo visti perché hanno affrontato tutto la parte davanti, il 121, ricordiamo che Tribuzzi, eccolo qui Campagna. Mamma mia che rischio, però è vicino e ti chiedo, però quella moto lì davanti è un doppiato, se fosse un doppiato non si è così tanto allontanato, allora chissà che non ci diano tante gioie Galloni. Ecco, adesso potrebbe essere che quel doppiato faccia rallentare il primo e possa avvicinarsi magari sì. Campagna, se riesce a sorpassarlo, ecco, veloce. vedi eccolo qui Campagna, Andre, eccolo qui, mamma mia. Vedi, se l'hai trovato proprio dentro nell'S veloce, questo è un grosso problema, però perché... adesso lo passa, ma ti chiedo, lo so, quello è un doppiato, però ti ha fatto perdere tanto tempo proprio nell'S veloce, ti fa perdere un sacco di tempo, che peccato, nel senso, fortunato, meglio per Galloni che ha preso ancora più spazio, però stavamo raccontando e mi raccontavi del problema che c'è tante volte con i doppiati, mentre qua imperversa ancora la lotta per il terzo posto. Stiamo vedendo veramente tanto spettacolo, non tanti sorpassi per Andre, si studiano tanto, 121 Tribuzzi, eccola. Vedi, qui sì, bandiera blu, la bandiera blu, ma però adesso Galloni passa facile, vediamo Campagna se si deve accodare, e questo è un grosso, vedi, problema ancora, se lo trova ancora dentro nella curva, altro problema ancora con Galloni che può scavare un ulteriore solco, mentre Tatoli vediamo se riesce a sfruttare la scia alle spalle forse proprio di Tribuzzi. Infilato Tatoli anche lui alle spalle, clamoroso quello che sta succedendo in questa gara, che è veramente interessantissima, che sta mostrando soprattutto in questo caso tanto spettacolo. Forse qui deve mollare gli ormeggi e invece no, rientra all'interno con Tatoli che prova a sfruttare anche lui. Ci sono toccati quasi. Quasi contatto, non ci stiamo più capendo niente oggettivamente. Perché tra i doppiati, se tra le stanno robe, dando di santa ragione, non riusciamo anche a interpretare quella che è la gara. Ricordiamo che la moto nera è quella di Tatoli con il numero 88, il 16, il 13 è Mattei, il 18 è Balboni, mentre qua siamo con Galloni che sta provando a scavare un solco. Mattei che si è un po' allontanato dai due piloti che vede di fronte e davanti a sé, mentre abbiamo prima varcato quello per il settimo giro. Questo è doppiato, infatti si sta praticamente impiantando, lascia passare Mattei che vede però Tribuzzi scappare, che è in terza posizione. Tribuzzi che potrebbe chiudere effettivamente terza posizione, anche perché non manca tanto Andre. No, sono due giri, eccoli qua. Entriamo nel nono giro. Eccoli qua, ma Galloni Campagna è vicinissimo. Secondo me che si sia messo in testa di andarla a prendere. Assisteremo a un finale incredibile ancora qui con Tatoli che prova a sverniciare il pilota di fronte a sé, e qui siamo di fronte a due doppiati Andre che si scansano per fortuna. Meno male. Di Tatoli male. Subito, altrimenti avrebbero avuto lo stesso problema che hanno avuto prima. Vediamo se Tatoli riesce a infilarlo all'interno. Ci prova, vediamo se riesce a tenere Me gli fa la frenata, eccolo sì, lì, grande frenata, ragazzi.
Che bello stile. Oh, quanto è vicino Campagna, Sai che forse questo però non è Campagna, Andre. No. Siamo con Tribuzzi. Questo è Campagna. Questo prima è Campagna. Era Tribuzzi. Okay, sicuramente sì. Si è avvicinato tantissimo a Galloni. Vediamo se riesce a stargli dietro. Se prova ad infilarlo. Mamma mia. Guarda forse qui. Ci siamo, Andre. Guarda qui. Forse guarda ci qui. Siamo, Vediamo. No, le telecamere giustamente hanno il compito e l'incombenza di andare un po' da tutti. Mentre Tatoli viene nuovamente infilato, forse dallo stesso Tribuzzi. Ma vediamo se gli rende pan per focaccia. Mamma mia, sto perdendo la voce questa gara. Anche perché tra il fatto che sono una marea, tra il fatto che sono stati doppiati. Eccolo qua, Campagna. Si è francomollato a Galloni. Vediamo anche perché stiamo entrando nel finale, nel giro finale. E qui ci divertiamo. O lo fa qui. O non lo fa più? Ma lo fa, ci prova. Galloni, Campagna si infila, vediamo se riesce a tenere. Tiene, si allarga. L'ha infilato. Campagna davanti a Galloni. Prima posizione conquistata da parte di Campagna. Attenzione, che in questo momento è primo. Che ci sono ancora secondo dei doppiati Galloni. In giro, porca. Sì, non riusciamo a vederli. Intanto Mattei qui che va a studiare. Mamma mia, quanto esterno va, quanto interno prova a rientrare sulla chicane, quanto tempo e spazio perde, anche se poi va a riprenderli. Ma qua abbiamo visto che è veramente sono veramente performanti. Gli altri moto riescono, mentre si gode dalla sua camera lo spettacolo di questi sorpassi con Paolucci, che effettivamente sta facendo una gara splendida e riesce ad infilare il diretto contendente. Paolucci va, scavalca il diretto avversario e prova a lanciarsi all'inseguimento, o addirittura, perché no, a conquistare quello che potrebbe essere un po' più insperato. Mentre Galloni e Campagna, ecco qua con Mattei che vede da lontano i rispettivi avversari. Noi ci siamo completamente persi la lotta per il primo e per il secondo posto, ma che andremo tra poco a rivedere. Un po' largo forse Tatoli, probabilmente, mentre stanno per finire. E vince Campagna alle spalle Galloni. Bellissima gara tra i due, Campagna Galloni, mentre stiamo anche cercando di capire chi va a chiudere il podio. Andre, abbiamo assistito ad una gara che mi ha fatto a perdere la voce. Esatto. Questo te lo dico, mannaggia voi, come direbbe il buon Guido Meda, mannaggia. Ma tanta bagarre, bravissimo Campagna, sì, che ha ricucito un gap ed è riuscito a prendersi la prima posizione. È stato veramente bravo, perché proprio all'ultimo giro andare a passarlo e poi tenere testa all'ultimo giro, ha fatto davvero quello che doveva fare. Ha fatto ciò che doveva fare. Adesso linea evidentemente al parco chiuso. Andre, abbiamo assistito a una gara bellissima, bravissimo anche Tatoli, molto bene anche Mattei. Che altro dire? Li riaspettiamo in quel di Cervesina 10 e 11 e ottobre. Esatto, 10-11 ottobre li riaspettiamo a Cervesina. Ci avete veramente fatto godere di un grande spettacolo. Grazie ragazzi, arrivederci a Cervesina. Un abbraccio a tutti. Adesso parco chiuso con Milo, che intervisterà i ragazzi. Vedremo se confermano un po' quelle aspettative migliori che avevano dopo le qualifiche, se sono stati accontentati. Ciao! Ciao! La gara è andata benino, abbiamo un po' di problemi col motore, ma mi sono divertito e si guarda Cervesino. Ciao! Diciamo di sì, non troppo, perché comunque sono arrivato quarto, speravo di arrivare sul podio. Non avevo il passo di primi, perdevo un po' in velocità, però tutto sommato dai, va bene. Sono comunque secondo in campionato.